Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location auto, perché dobbiamo provare un dispositivo molto molto interessante. E il dispositivo di cui vi sto parlando è lui, il Sunwear Car Adapter. Ragazzi, un dispositivo veramente assurdo, assurdo per le dimensioni, il prezzo e la sua qualità a livello di interazione con lo smartphone. Sì, perché lui è in grado di darci Apple CarPlay o Android Auto direttamente nella nostra auto in modalità wireless, quindi non dovremmo più collegare lo smartphone alla presa USB della nostra auto, ma sarà tutto in modalità wireless. Quindi come saliremo in macchina e andremo a accendere la nostra auto, lui si avvierà, si collegherà in modalità wireless con il nostro smartphone, quindi non dovremmo fare assolutamente nulla e nel giro di pochissimo tempo avremo Apple CarPlay o Android Auto direttamente nel nostro smartphone. E questa veramente è una comodità assurda, soprattutto per l'uso quotidiano, dove ovviamente non si fa un viaggio. A quel punto, se facciamo un viaggio, possiamo collegare lo smartphone direttamente all'auto, così si ricarica anche. Ma quando utilizziamo l'auto nelle nostre giornate standard, dove magari utilizziamo l'auto per pochi chilometri, dove saliamo, scendiamo, portiamo i bambini, risaliamo, avremo sempre Android Auto e Apple CarPlay direttamente nella nostra auto senza fare niente. Quindi telefono in tasca, nella borsa, nello zaino, ovunque noi vogliamo, lui sarà connesso con questi due servizi, Apple CarPlay o Android Auto. Ovviamente per funzionare questi dispositivi, ragazzi, hanno bisogno che la vostra auto sia già compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, quindi deve essere già il sistema multimediale della vostra auto compatibile con questi due servizi. Non è che lui vi dà Apple CarPlay se la vostra auto non ce l'ha, o vi dà Android Auto se la vostra auto già non ce l'ha. E le cose impressionanti di questo dispositivo, ragazzi, sono tre. Partiamo dalle dimensioni, che sono veramente assurde. Lui arriva in questa scatoletta veramente compatta e ragazzi, guardate quanto è piccolo, sembra una chiavetta USB. Guardate, sembra una chiavetta USB, in realtà lui è un car adapter, è veramente pazzesco. Quindi all'interno della confezione troviamo lui, poi qua sotto troviamo un cavo adattatore, sì, perché nel caso la vostra auto non abbia la presa USB, potremmo andare a collegarla nella presa Type-C, poi lui si collegherà ovviamente alla presa USB di questo adattatore, o supponiamo che la vostra auto abbia sia la USB che la presa Type-C, potremmo andare a occupare la presa Type-C e lasciare libera la presa USB. Dipende poi uno come ha configurato la sua auto. E poi c'è un piccolo manuale di istruzioni in lingua inglese, ma le istruzioni, ragazzi, non vi servono, perché vi spiego io oggi come andare ad installare, ed è veramente veramente semplice. E un altro punto interessante sono anche le sue prestazioni, sì, perché lui, paradossalmente alle sue dimensioni e al suo prezzo che vi dirò tra poco, è incredibilmente performante. Sì, non ha un ritardo nel tempo di reazione dallo smartphone, perché comunque ovviamente il cavo normalmente è più reattivo rispetto alle connessioni wireless, ma questo dispositivo mi ha sorpreso, perché soprattutto quelli low cost magari hanno tempi di reazione leggermente più lenti rispetto magari a dispositivi più costosi. Lui invece, come vedremo dopo, è impressionante anche nel tempo di reazione quando andremo ad utilizzare il touch della nostra auto. E l'ultimo punto, il terzo, ragazzi, che è da non sottovalutare, è il prezzo. Sì, perché lui è venduto direttamente su Amazon e attualmente, vi lascio qua da parte lo screenshot, lui costerebbe 79 euro, ma Amazon ci fa applicare direttamente in pagina da acquisto un coupon sconto da 30 euro, quindi il prezzo diventa 49 euro. Ragazzi, questo coupon sconto è disponibile oggi, che è sabato 18 maggio, e non scrivetemi poi tra due settimane e no, ma il prezzo è 79 euro, non c'è nessun coupon da applicare. No, perché i coupon che Amazon fa applicare in pagina d'acquisto hanno o un tempo di durata o un numero limitato di coupon disponibili. Quindi se oggi sono disponibili, non è detto che lo siano fra una settimana o fra due settimane, magari sì, magari no. Quindi non scrivetemi poi e no, ma il prezzo che hai fatto vedere nel video non è quello che c'è attualmente. Oggi, sabato 18 maggio, c'è il coupon disponibile, ok? Quindi non è detto che ci sia fra due giorni, non è detto che ci sia fra 10 giorni. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete acquistarlo, acquistatelo subito con il coupon disponibile, che così risparmiate 30 euro. Quindi, detto tutto questo, a questo punto direi di non perdere altro tempo e vediamo come installare e configurare questo piccolo dispositivo car adapter della Sunwear. Vediamo come funziona. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a inserire
il nostro dispositivo SunWear all'interno della presa USB della nostra auto. Una volta fatto questo, entriamo nelle impostazioni e vediamo che ci appare la scritta Apple CarPlay. Ovviamente bisogna dargli un attimo perché questo succeda, perché si deve avviare. Una volta che ci apparirà la scritta Apple CarPlay, non ci resta che entrare nelle impostazioni del nostro smartphone, in questo caso un iPhone, ma è compatibile anche con i telefoni Android. Quindi entriamo nelle impostazioni, quindi entriamo in impostazioni, andiamo in generali, CarPlay, e aspettiamo che ci appaia la scritta del nostro dispositivo, ed eccolo qui, SunWear 9B75. Ci clicchiamo sopra e aspettiamo che ci dica di fare l'abbinamento. Una volta che diamo l'ok, consenti, quindi facciamo l'abbinamento con Apple CarPlay in questo caso, ma per Android Auto, ripeto, è la stessa identica cosa, non ci resta che chiudere lo smartphone, quindi tornare nella home dello smartphone, andare in Apple CarPlay nel sistema multimediale della nostra auto e voilà che abbiamo Apple CarPlay direttamente all'interno della nostra auto. Guardate, lo smartphone è scollegato, non è collegato in nessun modo al mio sistema multimediale, però all'interno del mio sistema multimediale, come vedete, ho tutto Apple CarPlay. Stessa cosa succede con Android Auto, quindi potrò andare a far partire la musica che ho nel mio smartphone senza che il telefono sia connesso in nessun modo tramite il cavo. Stessa cosa, tutte le opzioni che utilizziamo normalmente in Apple CarPlay saranno disponibili tutte in modalità wireless, e questo è veramente incredibile. Stessa cosa per Google Maps, possiamo andare ad utilizzarlo tranquillamente come se fosse collegato via cavo, ma è collegato, ragazzi, con un dispositivo veramente veramente minuscolo, il più piccolo che abbia mai provato, ed è anche molto molto economico, un dispositivo pazzesco. E vedete che anche il tempo di reazione è veramente notevole, cioè non abbiamo dei lag lunghi, anzi è quasi come se fosse collegato via cavo senza che lo sia. Infatti è davvero davvero super reattivo, guardate, cioè niente da dire, veramente fantastico. Una cosa che per un prodotto così economico non è così scontata, avere dei tempi di reazione senza lag, è davvero una cosa molto molto rara. Invece qua, ragazzi, piccolo, economico e molto reattivo. Qua stiamo vedendo, come vi ho già detto, Apple CarPlay, ma stessa identica cosa per Android Auto, non cambia assolutamente nulla. L'importante è che la vostra auto sia compatibile di default, il sistema multimediale della vostra auto sia già compatibile di fabbrica con Apple CarPlay o Android Auto, altrimenti questo dispositivo non verrà letto, quindi non verrà visto, perché la vostra auto non è compatibile con questi due sistemi che sono Apple CarPlay o Android Auto. Allora, ragazzi, avete visto che spettacolo, si configura veramente in due minuti. Ovviamente la configurazione iniziale che avete visto è solo la prima volta. Una volta che l'avete associato al CarPlay del vostro smartphone, ragazzi, non dovete più farlo, si collegherà sempre in automatico ogni volta che salite in auto. E avete visto anche le prestazioni impressionanti, perché comunque ha un tempo di reazione incredibile per essere un dispositivo così economico, e poi queste dimensioni veramente ridotte, è impressionante dove sta arrivando la tecnologia anche per quanto riguarda il comparto multimediale delle nostre auto. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo piccolo car adapter della SunWear vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, ma anche tantissime altre cose arrivano su Instagram riguardante magari il mondo dei videogiochi o cose di questo tipo, quindi seguitemi su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ovviamente anche lui lo troverete sul canale Telegram, oltre che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questo piccolo SunWear. Ciao e al prossimo video!